L'idea di racconti lontani nasce da una, così, da una mia intenzione di mettere insieme grandi autori, grandi scrittori italiani, e ci sono riuscito in parte perché l'altra parte è slittata, diciamo in parte perché solo due dei quattro che avevo interpretato, cioè Tonino Guerra e Rigoni Stenno, hanno poi indicato il racconto più adatto da sviluppare secondo i loro fumetti. Teniamo conto che la ragione per cui io volevo anche mettere insieme questi autori, perché sono quasi tutti della stessa età, degli stessi anni, dal 20 al 30 sono nati, e hanno avuto vicissitudini molto simili, in particolare Mario Rigoni Stenno e Tonino Guerra. Entrambi hanno combattuto in Russia, sono stati fatti prigionieri dai tedeschi, hanno avuto un dopoguerra difficilissimo, un rientro altrettanto difficile. Eppure queste due persone, con questa grande creatività, questa grande capacità di raccontarsi e raccontare, è sicuramente una creatività che prende strade molto diverse, molto lontane. Di qui infatti anche il titolo, Racconti lontani. Perché sostanzialmente sono lontani le loro opere, ma la loro vita, tra l'altro loro due erano molto amici, ma la loro vita è molto parallela. Devo dire che con Tonino Guerra è stato abbastanza semplice fargli accettare l'idea di fare un fumetto da un suo racconto, perché uno sceneggiatore come lui, che ha fatto racconti per il cinema, che ha fatto racconti per cose che sono state poi trasportate in immagini, documentari, cose varie, era abbastanza facile il passaggio dal racconto all'immagine. E Tonino Guerra mi indicò questo racconto tratto dal Polverone, che è una sua raccolta di racconti più o meno brevi, e, indicandomi proprio questo perché è un racconto abbastanza magico, nel senso che ha una trama molto sottile, giocata psicologicamente su due personaggi che non si riescono a parlare, perché sono di due lingue diverse, di due personaggi lontani tra loro anche nel concepire la vita, l'esistenza. Uno, diciamo, il personaggio maschile è un personaggio dedito quasi alla truffa, che gira per le città, per i paesi, che trova strada facendo, per raccogliere quanto più materiale prezioso che trova, dando in cambio scarpe, scatolame, vestiti da quattro soldi. E tutta la storia si svolge in un brevissimo arco di tempo, che però dà l'occasione appunto a questo personaggio un po' truffaldino di riflettere sulla sua vita e sulla realtà che lui sta vivendo e rispetto a quella che ha vissuto. In realtà questa atmosfera in questo villaggio praticamente abbandonato, dove è sopravvissuto solo una signora anziana, dà a lui il modo di riflettere sull'esistenza, sulla realtà delle cose nel loro valore reale, non nel loro valore apparente e commerciale. È un bellissimo racconto che mi ha costretto a fare ricerche su, non tanto su personaggi e costumi come di solito faccio quando ricostruisco storie, ma sul paesaggio, perché si svolge in pratica nell'Azerbaijan, che è una zona arida, una zona desertica, che ha delle caratteristiche però sue. Questi villaggi, queste case basse con i tetti di fango, eccetera, ha richiesto un po' di ricerca da questo punto di vista. Il dialogo non è affatto complicato, perché ce n'è pochissimo di dialogo, anche perché, appunto, come dicevo prima, non c'è comprensione, non c'è passaggio tra il primo e il secondo personaggio. In seguito ho sviluppato una sceneggiatura
la matita di questo racconto, e per la seconda volta sono andato a Pennabigli per sottoporla a Tonino Guerra, che era un personaggio, come tutti sanno, vulcanico. Mi ricordo l'entusiasmo, perché lui era vulcanico, ma era, cioè, penso che è banale, ma Tonino Guerra era un bambino che si entusiasmava costantemente delle sue idee, e soprattutto amava le idee anche non sue. Le sue chiaramente lo trascinavano in entusiasmi appunto infantili, vedere realizzato ciò che pensava, nella continua ricerca di mezzi di comunicazione, perché Tonino è stato un disegnatore anche, un poeta, scrittore, documentarista, sceneggiatore, quindi ha spaziato in tantissime attività, e questo si vedeva, cioè bastava stare poco tempo con lui per capire che era un uomo che mentre ti parlava stava pensando a tante altre cose che aveva per la testa, quindi, e che saltava poi il punto in bianco in considerazioni che uno non si aspettava, insomma. E ho lavorato molto bene, è stato abbastanza divertente e contemporaneamente anche istruttivo, perché così, vedendo questo vecchio artista, si passa il termine, nel senso di vedere una in vecchiaia come una persona con questa creatività può affrontare sia la vita sia il continuare il lavoro delle sue opere. Io penso che lui, anche prima di avere questa malattia che poi l'ha portato via, è stato sicuramente una persona che fino all'ultimo giorno ha lavorato, ha fatto qualcosa, aveva in mente perlomeno altre 10 cose. Con Riconi, appunto, quando ho proposto di fare un fumetto, lui è rimasto un po' perplesso, non voleva dirmi di no, però perché era un uomo mansueto, cortese, mite, e però ha dovuto anche esprimermi il fatto che lui i fumetti lui non gli piacevano. Allora gli ho spiegato che faceva fumetti seri, fumetti non con il disegno, il comics, insomma, classico. E quindi lui mi ha detto, allora, un racconto a cui lui teneva moltissimo, un ragazzo di Contrada, che è la storia di un ragazzo che lui conosceva, che è rimasto vittima di una battaglia degli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, la resistenza sull'altipiano di Asiago, nei dintorni dell'altipiano di Asiago, e che hanno ritrovato poi, dopo la guerra. Cosa succede? Che lui faceva parte di una di queste squadre, che erano raccoglitori, che raccoglievano ciò che restava, soprattutto metalli che erano anche preziosi nel dopoguerra. Ma incappavano anche in cadaveri rimasti sepolti o nascosti magari dalla neve oppure così in anfratti vari. E infatti scoprono questo ragazzo, che è questo Morello, che era il personaggio del racconto, in seguito ad una battuta alla ricerca appunto di questi corpi, perché ad un certo punto è giunta voce che nell'ultima battaglia, da quel momento in poi sparì Morello, nell'ultima battaglia cadde uno dei protagonisti di questa battaglia dei partigiani, si cadde o si buttò nel vuoto pur di non essere fatto prigioniero dai tedeschi. Quindi a questo punto a qualcuno è venuto il dubbio che fosse Morello, e sono andati alla ricerca di questo corpo. Il racconto è questo, più che altro, c'è una presentazione del personaggio e si sviluppa poi in seguito tutto il contesto storico in cui si svolge questa storia, fino al ritrovamento del corpo. Ora, il racconto di Riconi è rovesciato rispetto al mio racconto,
Io ho rovesciato sulla Conte, cioè ho anteposto la storia di Morello al suo ritrovamento e ho introdotto questo elemento di una fotografia di una delle ragazze per cui Morello era famoso nella valle come un Don Giovanni, che loro ritrovano nel portafoglio, ma di questo corpo riconoscibile, e stabiliscono che è Morello e si scopre che è Morello. Quando l'ho sottoposto a lui la matita definitiva del lavoro, lui ha fatto un paio di osservazioni, soprattutto sulle attrezzature. Con Rigoni, l'ultima volta ci siamo incontrati a settembre dell'anno precedente alla sua morte, poi maggio successivo. Ed era già molto malato, infatti la moglie mi disse di non contattarlo perché era intonato, si doveva ritirare, eccetera. E infatti poi da allora, ecco, non l'ho più visto e lui non ha visto sicuramente il libro stampato perché è uscito verso la fine di maggio, giugno, lui era già defunto. Con Rigoni Stern l'operazione ha avuto, diciamo, una gestazione più lunga. Perché? Perché Mario Rigoni Stern era una persona che non si avvicinava volentieri ai fumetti, li considerava abbastanza leggeri, aveva in mente in effetti i fumetti della sua epoca. Gli incontri con Mario Rigoni Stern, ce n'è stato più di uno, si sono svolti a casa sua, andavo a raggiungere la sua casa di Asiago, ed era un posto esprimeva perfettamente la personalità di Rigoni. È una casa di modeste dimensioni, una bella casetta di montagna tra queste collinette e che lui accudiva molto, con tradizione di contadino, di uomo della terra, perché lui era legato alla natura.